Seconda giornata nel gruppo D al Suncorp Stadium di Brisbane. Il Giappone contro l'Iraq cerca la seconda vittoria dopo il poker rifilato alla Palestina. 150esima presenza in nazionale per Yasuhito Endo, un prestigio aggiunto per i detentori del trofeo. Ma pronti via, Keske Honda a rubargli la scena nel dominio iniziale della squadra di Aguirre. Il centrocampista rossonero coglie questo palo di testa da distanza ravvicinata, che rivediamo qui. A metà primo tempo Honda si rende ancora pericoloso, ma viene steso in area da Abdulhamer e Adnan, che costringono così l'arbitro ad indicare il dischetto. Lo stesso Honda ad incaricarsi della battuta al 23esimo minuto. Firma il gol del vantaggio, il suo 26esimo con la maglia della nazionale. Già nel 2011 venne eletto miglior giocatore del torneo. Nel secondo tempo il centrocampista rossonero continua a rendersi pericoloso. Ancora un legno, stavolta la traversa a frapporsi tra lui e la doppietta. Incredibile poi quando qualche istante dopo Honda colpisce addirittura il terzo legno della giornata, quello più clamoroso, a porta vuota. Brisbane comunque finisce 1-0 per il Giappone, che vola così a 6 punti in classifica.